Sono Alessandro Sartori, ho 48 anni, sono il direttore creativo di Berluti, questa magica casa che mi ha chiamato 4 anni fa per trasformare una bella realtà, una bellissima storia di calzature, di savoir-faire di calzature, in un total look e in una storia di lifestyle. Il progetto è molto interessante secondo me perché parla di un uomo che ha carattere, senza un'età specifica e soprattutto di un cliente internazionale che può essere tranquillamente 25enne cinese o 75enne americano, italiano, francese. E in realtà proprio questa è la forza del brand, avere un'identità specifica sullo stile e sul punto di vista del lifestyle e del total look, ma non un'età anagrafica. Ho pensato fin da piccolo che questo tipo di lavoro sarebbe stato il mio lavoro. In realtà per me era un divertimento e qui devo spiegare una cosa. Mia madre ha avuto per tantissimi anni, fino a pochi anni fa, un atelier da donna. E fin da bambino camminavo nell'atelier, con lei andavo a vedere i tessuti, andavamo spesso anche a fare i fitting alle clienti. Si trattava di moda donna, però una cosa che evidentemente è relativamente importante. Mi piaceva il metodo, mi piaceva lo stile, ero innamorato del design. Prima di entrare all'Istituto Marangoni ho fatto una maturità tessile che mi ha dato anche le basi dal punto di vista di materia, di pellami, di materie prime, di filati, di tessuti, anche le basi più tecniche. Non davo forma alla professione e avevo soprattutto una gran voglia di fare, di occuparmi di stile, di creare. E poi piano piano ho capito che evidentemente la professione era qualcosa che era molto dentro di me e che in tutti i modi avrei cercato di fare. Per quanto riguarda il mio pensiero relativo alla moda e il mio pensiero dell'uomo che vesto, in realtà non ho riferimenti con il passato. Amo del passato le tecniche, le metodologie, la costruzione dei capi, e sovente guardo come erano costruiti i capi degli anni 40 e 50 e cerco di capire quale fosse il savoir-faire legato a quel tipo di lavorazione specifica. Però se devo pensare allo stile, devo pensare ad un uomo moderno che vive nel mondo e che ha continuamente voglia e piacere nel vestirsi e di provare delle cose nuove e sensazioni nuove. Penso ad un uomo moderno che si crei il proprio stile senza essere etichettato in un modo specifico e che continui a provare emozioni con quello che sta indossando. Chiaramente la praticità, la tecnicità sono elementi molto importanti, senza però danneggiare l'immagine, il design e soprattutto la silhouette. Quindi direi un uomo stiloso, moderno, con carattere, e questo è anche il motivo per cui in passerella utilizzo molto spesso degli uomini che non sono modelli. E mi piace mischiare dei ragazzi più giovani con molta identità a degli uomini più maturi. Durante quest'ultima sfilata abbiamo usato 15 non modelli come modelli per lo show. E questo tipo di decisione porta in pedano un'energia diversa. Ecco, questo è l'uomo che mi mette. Penso che è la prima volta che mi viene in mente quel tipo di domanda, nel senso che continuo ad immaginare un uomo che si evolve e a disegnare per lui, che è il mio, diciamo, ambasciatore ideale. Ma non a quello che farò domani, perché in realtà vedo la mia attività come l'attività di un sarto. E probabilmente se non avessi fatto il designer di moda sarei stato un sarto, credo. E quindi voglio continuare a lavorare per raggiungere l'obiettivo che mi sono prefissato, cioè vestire quest'uomo, dargli un'immagine fresca, nuova, lavorare sui materiali, lavorare sui dettagli, sulle silhouette. E ultimamente abbiamo intrapreso con Berluti un'attività molto interessante. Facciamo dei trunk show, in questo riferiti al passato, sì, come la couture donna negli anni 50, cioè portiamo la collezione in giro per il mondo e spieghiamo la collezione ai clienti. Ecco, questo è quello che voglio fare. Voglio continuare a disegnare, voglio continuare a lavorare, a creare, voglio essere un sarto moderno in questo senso e soprattutto voglio portare il mio messaggio ai clienti e spiegare a loro che cosa intendo per moda e qual è la mia idea di moda. Credo che l'approccio corretto sia raccontare una storia vera. Spesso i brand hanno all'interno del brand 3 o 4 brand, cioè l'immagine che sfila non è quello che i negozi comprano, il percepito dei negozi è diverso rispetto al percepito del designer
Il percepito del cliente è ancora un'altra cosa e la comunicazione a volte è ancora un'altra cosa. Per me è importante che ci sia una linea retta fra tutti questi elementi che ho citato, quindi che la passerella sia rappresentata in negozio, che il percepito del cliente sia la stessa cosa e la comunicazione anche. La mia esperienza di studio è stata per me come fare un master o partecipare tutti i giorni ad un défilé o tutti i giorni all'ultimo giorno di una grande cosa della propria vita. Avendo avuto questa grande scuola nell'atelier della mamma, questo mi ha portato a maturare tutte le esperienze legate alla trasformazione di un disegno in un manufatto, in un prodotto, in un capo, però mi mancava la metodologia. Poi quella scuola mi ha dato proprio il metodo e mi ha insegnato che un certo tipo di messaggio si può tradurre in un certo modo e può arrivare poi su una passerella e portare un certo effetto. Per me era gioia pura, cioè rifarei quella scuola tutti i giorni, tutto l'anno sempre. Il motivo è che mi divertivo come un matto, ecco, divertimento, interesse, passione con tutti i ragazzi che erano a scuola con me, mi sono divertito veramente tanto, una specie di bosco creativo, potrei definirlo così. E ricordo i pomeriggi passati a tagliare i capi, a cucire, poi a rifare, a disfare, a ricucire. Bello, una grande bella esperienza. La mia prima passerella è stata con Zegna, ero direttore creativo di Zeta Zegna, e a New York, tanti anni fa, era il 2007. Devo dire che non ho dormito per molti giorni, per N motivi, perché la mia prima passerella, perché è la prima passerella per l'azienda ed è stata una decisione molto importante per tutti. Quando sono uscito ho visto tutti quei riflettori, francamente non ho capito nulla, se riguardo le foto di quel momento mi riconosco, ma non riconosco quello che c'era dietro a quell'emozione, ma ricordo ogni singolo momento di quello che ha preceduto quella passerella, tutto il lavoro fatto, le notti, i giorni, il team che si è speso in mille sforzi per fare qualche cosa di speciale. Ecco, quindi ho in mente un'emozione e una gioia grandissima e devo dire che tutti i giorni quando ripenso alla prossima sfilata cerco sempre di andare incontro a quell'emozione e devo dire che la trovo perché il team è veramente molto unito. C'è il lavoro, c'è la passione, la dedizione, la professionalità, però la ricerca di un'emozione forte che si può provare in una famiglia quando si raggiunge un risultato è qualcosa di unico, che non ha a che fare con il lavoro. È come se uno più uno non facesse due, ma facesse tre, quattro, cinque. Quel moltiplicatore lì è quello che ho trovato allora, è quello che ho provato allora, è quello che cerco ogni volta che torniamo in passerella.